Ricci Curbastro è senz'altro un grandissimo matematico della seconda metà dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Ha una carriera un pochino azzoppata da le solite questioni burocratiche, qualche invidia, così. Comunque poi col tempo diventa un matematico molto ben riconosciuto dalla comunità matematica italiana, e la sua formazione, diciamo, la sua formazione è molto varia. In quel momento c'è un'Italia che dopo il 1860 per il Veneto e 70 per l'Italia intera, siamo all'unificazione. E quindi c'è anche un grande entusiasmo nel tentare di portare la matematica italiana, che già aveva dei personaggi notevoli, in contatto con la matematica europea. E certamente Ricci contribuisce a questo facendo una di quelle cose che oggi fanno molti giovani, ma allora era meno frequente. Fra le cose che fa, passa alcuni mesi, credo un anno, a Monaco, dove incontra Klein. Klein è un grandissimo matematico tedesco, geometra, poi diremo queste parole, geometra nel senso di geometria, algebrista nel senso di algebra, analista nel senso di analisi matematica, e fisico-matematico, per finire i quattro ambiti di cui parleremo, erano materie allora meno separate di quanto siano oggi, erano in formazione, erano in un momento di grande entusiasmo, soprattutto appunto nell'Europa del Nord, ma questa cosa aveva in Italia protagonisti di cui adesso non farò il nome, ma insomma estremamente importanti anche. E questo giovane, che è un aristocratico provinciale di Lugo, di Romagna, che per varie vicende a un certo punto arriva a Padova, passa questo periodo a studiare con Klein in Germania e capisce il programma di grande unificazione che Klein intende fare, anche lì sulle spalle di alcuni giganti già precedenti a lui, della geometria soprattutto, ma anche della fisica matematica, che al di là del nome, dove fisica, la matematica è l'aggettivo, in realtà è una disciplina matematica che prende gli oggetti della fisica come, diciamo, stimolo, e anche in un certo senso come controllo della bontà di certi sviluppi matematici. Questa questione farà sollevare obiezioni a qualunque matematico che ascolti questa cosa, perché ognuno ha un po' un'idea diversa. Cioè, c'è chi pensa che la matematica sia una cosa pura che non deve avere nessun rapporto con la realtà. C'è chi invece pensa che la matematica debba essere a servizio delle applicazioni, e c'è chi pensa in maniera più, diciamo, moderna, direi, che la verità sta un po' nel mezzo, anche storicamente, perché se Pitagora inventa il teorema di Pitagora, probabilmente è perché si vuole calcolare la lunghezza della diagonale di un campo, e quindi la relazione fra la matematica e la fisica e la realtà, insomma, è vecchia ed è importante, ecco. Dopodiché ognuna di queste discipline ha i suoi metodi, insomma, e a cui deve rispondere. Diciamo, in quel momento, Ricci, che è un matematico a tutti gli effetti, che ha una grande cultura matematica, anche di matematica, diciamola, astratta,
però capisce l'importanza di ciò che sta succedendo in questa cosiddetta unificazione della geometria, il momento in cui nascono le geometrie non euclidee, cioè non quelle fondate dai greci, di cui poi daremo un attimo un breve resoconto per capire cosa poi hanno fatto. L'altra persona è il suo allievo, qui abbiamo la felice coincidenza di un uomo di grande valore come Ricci, peraltro cristiano, cattolico, molto ortodosso, è un uomo, è un giovane di grandissimo valore, altrettanto di famiglia ebraica, il che anche la dice lunga in senso positivo di come le cose, voglio dire, prima del periodo nero del fascismo, voglio dire, ci fosse nell'Italia cattolica in realtà una capacità di essere molto vicini anche fra persone appunto di religione, nel caso di Ricci, di stretta osservanza religiosa, e i due si stimano molto da posizioni diverse, uno è il maestro Ricci, l'altro è l'allievo Levi Civita, solo che Levi Civita è uno di quegli allievi che qualunque professore spera di trovare perché è brillante, è preciso, nello stesso tempo è curioso, ha più fortuna nella carriera perché diventa professore abbastanza velocemente qui a Padova. E ecco, Levi Civita viene, Ricci si rende conto di chi ha per le mani, allora Levi Civita viene inserito in questa idea che lui aveva sviluppato in Germania con Klein e insieme scrivono quella che viene considerata appunto la base matematica poi della relatività, che è questo cosiddetto calcolo differenziale assoluto. Poi cercheremo di dire cos'è, oggi chiamata, lo si chiama di più geometria differenziale, insomma, ecco. Questa cosa è presa con freddezza un po' negli ambienti, in certi ambienti matematici, altri sono più smart, capiscono di più. Levi Civita appunto diventa professore verso proprio la fine del secolo. E qui arriviamo a proprio pochi giorni prima dello scoppio della guerra mondiale e Levi Civita scrive al tedesco Einstein, che fra un po' farà parte di un paese nemico, scrive una lettera, ah, ho letto le vostre cose, così. Peraltro è in corso una disputa fra Einstein e Abraham, che è un altro fisico che dice che tutte le cose che sta facendo Einstein saranno la rovina della fisica. E Abraham era un grande fisico. E, quindi, cioè, e Levi Civita viene chiamato da Abraham per farsi difendere nei confronti di Einstein. Invece Levi Civita legge e capisce che Einstein ha abbastanza ragione. Qui comincia una serie di lettere molto belle. Purtroppo abbiamo solo le lettere di Einstein a Levi Civita, perché Levi Civita era più ordinato e le teneva. Delle lettere di Levi Civita ce n'è una sola invece, che Einstein ha perso. Oggi queste lettere sono, credo, all'Università di Gerusalemme, al Museo della Cultura Ebraica dell'Università di Gerusalemme. Peraltro queste lettere sono state citate dal nostro Presidente della Repubblica l'ultima volta che è venuto a Padova. E queste lettere sono una delle parti più esaltanti della storia, diciamo, della scienza proprio in generale e dei rapporti della matematica con la fisica, perché Einstein capisce che Levi Civita ha ragione. Però dice, guarda che ci sono delle cose su cui non funziona la faccenda, no? Perché tutta la faccenda dipende. L'idea fondamentale che arriva ancora da Klein e che Levi Civita e Ricci portano avanti è che tutto ciò che noi diciamo deve essere indipendente dalle coordinate o dal sistema di riferimento. Cioè, è chiaro che un fenomeno si può vedere da vari sistemi di riferimento, no? Ma la descrizione fisica deve essere qualcosa che supera questa limitazione, no? E quindi la matematica che serve è la matematica che
è una matematica che abbia questa caratteristica e fortuna del momento, Ricci e Levi Civita 15 anni prima avevano scritto la matematica giusta. Levi Civita, che ha anche una buona intuizione fisica, dice ad Einstein: guarda che stai sulla strada giusta, però su questo punto qua non funziona perché quella cosa non è invariante per cambiamento di coordinate. E lì c'è un simpatico scambio di lettere in cui a un certo punto Einstein chiede a Levi Civita di parlare italiano perché lui sapeva un po' di italiano, quindi c'è una simpatia reciproca, però Einstein si sente attaccato e si difende gentilmente, ma si difende. E poi c'è l'ultima delle lettere in cui Einstein scrive: caro amico, lei ha ragione, questa cosa, il tensore gravitazionale, è proprio come dice lei. Beati voi, adesso non sono preciso, dice matematico, voi che potete camminare, che potete andare in groppa al cavallo della matematica, io devo, modestamente, Einstein dice, io devo arrangiarmi e andare a piedi. Insomma, qui assistiamo a uno scambio di lettere che è veramente straordinario. Ecco. Poi Ricci muore, adesso non ricordo quando, ma insomma nel primo decennio, mi pare del Novecento. La carriera di Levi Civita continua, diventa Mr. Relativity, nel senso che lui è un matematico che fa un sacco di altre cose, ma nel mondo viene conosciuto come l'italiano che è uno dei pochi che ha capito veramente Einstein, che Einstein stima tantissimo. E quindi viene anche, gira il mondo tantissimo, ecco, gira il mondo con la fedele moglie, peraltro una brava matematica che come tante donne di allora fa la scelta un po' di rinunciare alle sue possibili velleità per stare vicino alle Civita, accompagnarlo nei suoi giri, insomma comunque il rapporto è sempre un ottimo rapporto fra i due, insomma è una bella coppia. Ritornando a Levi Civita, degli anni che seguono, Levi Civita non pago di essere ormai, diciamo, non dico il padre della relatività, perché il padre della relatività è giustamente Einstein, ma insomma è quella che l'ha un po' salvata, perché è in corner, cioè sono pochi mesi prima che Einstein pubblicasse la grande paper sulla relatività generale, c'è questo scambio straordinario di lettere. Ecco. Poi lui continuerà a occuparsi di una montagna di argomenti, sempre con questa cosa bella di un tempo che oggi si è molto persa, di avere interessi molto vari, cioè va dalla geometria algebrica a geometria, quella che faceva lui, che si chiama differenziale, o più decisamente fisica matematica, e addirittura coinvolto in progetti ingegneristici, per esempio quando fu messo il cavo del telegrafo nell'oceano per collegare Europa e America, lui fece i calcoli, insomma qualcosa del genere, quindi non si sottrae come farebbe, cioè, il matematico oggi pieno della sua, insomma, di questa idea che la matematica non debba sporcarsi le mani, magari non lo farebbe. Ecco, invece qua abbiamo un personaggio che, pur essendo straordinario a livello astratto, ama il confronto con le applicazioni, un uomo che amava anche la vita, aveva molti contatti anche con letterati. E, ecco, stranamente, e questo personalmente mi dispiace, non capiva la musica, proprio era una roba che gli era, mentre la moglie era una grande appassionata, ma lui proprio non capiva cosa fosse la musica, era sordo forse musicalmente, come succede, insomma, credo sia. Ecco. Poi, ecco, noi abbiamo, per finire, insomma, un po' questa parlare di lui, abbiamo deciso, forse con un grosso ritardo, però io sono stato molto felice che la cosa sia stata possibile alcuni anni, 3-4 anni fa, di appunto dare il nome al nostro dipartimento a questo uomo che finisce tragicamente, perché poi nel 20 lui va a Roma, chiamato nella grande università La Sapienza,
E nel 1938 riceve una lettera di 3 righe della segreteria della Sapienza, dove è scritto l'intitolazione è razza. Da alcuni controlli lei risulta di razza ebraica. Da oggi la sua attività all'interno dell'università italiana è finita. Non solo, tutte le accademie d'Italia lo buttano fuori perché è ebreo, con la sola apprezzabile eccezione dell'Accademia Pontificia che non fa questa cosa, anche Padova che aveva qualcosa come professore emerito, insomma qualcosa di un grande professore che era stato fra i suoi, gli toglie questa cosa che gli era stata data. Ecco, e finisce che lui muore letteralmente di crepacuore. Era un uomo molto sano, un uomo che faceva sport, che si muoveva, insomma, così. Però questa cosa dal 38 al 41, anni in cui peraltro lui continua a tenere contatti con gli allievi, pur non potendo, non può neanche andare in biblioteca, per dire, ecco. E nel 41 appunto lui muore. Insomma, certamente Padova è nota per aver ospitato 17 anni, che furono i suoi più belli a Galilei, però abbiamo senz'altro un personaggio del XX secolo che siamo a quel livello di taratura di cui dobbiamo essere molto orgogliosi. Peraltro era stato anche un pacifista, si era schierato contro anche la Prima Guerra Mondiale. Aveva questa grande corrispondenza con tutti i matematici del mondo, compresi quelli dei paesi in guerra, quindi per lui erano cose dell'altro mondo. Quindi poi quando fu così maltrattato dai fascisti, ci furono lettere ovviamente da vari scienziati del mondo che lo invitarono. Poteva andare dove voleva, poteva andare da Princeton in America, sarebbe andato tranquillamente. Ma preferì rimanere qua, vicino ai suoi allievi che lo andavano a trovare a casa, quindi una di quelle personalità che si fa un po' fatica a trovarne un difetto, devo dire, insomma. La nozione per cui Levi Civita è noto in tutto il mondo, è la nozione di parallelismo, che è questa nozione che permetterà. Prima di tutto permetterà alla teoria della relatività di essere espressa con i termini giusti. E peraltro darà inizio a una branca della matematica che è ancora vivissima ed è la teoria delle connessioni, quindi ecco, questa è la sua. Per parlare a livelli veramente infimi di cosa possa essere questo problema del parallelismo, posso magari fare un piccolo disegnetto alla lavagna. Ecco. Bene, allora non parleremo di formule, faremo solo qualche disegnetto. Allora, tutti noi, con la nostra mentalità geometrica, in qualche maniera dovuta alla nostra esperienza reale, ma che è anche, diciamo, poi formalizzata da quella che è la geometria classica dei greci, abbiamo alcune nozioni in testa, per esempio, che poi sono state nozioni che sono state codificate per bene con gli assiomi della geometria, e una di queste nozioni è che, data una retta, è dato un punto esterno alla retta, per questo punto passa una sola retta parallela a questa retta data. D'accordo? Questo non solo qui sulla lavagna è bidimensionale, questo non è vero solo nel piano, ma è vero anche nello spazio. E se vogliamo immaginarlo, è vero in qualsiasi spazio, a qualsiasi dimensione. Va bene, ecco, quindi c'è un'idea così di parallelismo, però quello che i matematici cominciano a capire a un certo punto è che questa idea è legata a qualcosa che non è poi così universale, ma è qualcosa che noi diamo per universale e che invece è una proprietà
si direbbe metrica dello spazio, cioè delle misurazioni dello spazio che noi consideriamo naturale. Ecco, questo è il cosiddetto quinto postulato di Euclide. Su queste cose qua si comincia a parlare ovviamente nell'Ottocento, non è certo Levi Civita che comincia a parlarne. Per dire che cos'è il problema del parallelismo, voglio solo fare questo esempio. Ognuno di noi dice, beh, se abbiamo due rette parallele, queste rette non si incontreranno mai. Questa è l'idea che noi abbiamo di parallelismo. Va bene, è talmente forte questa idea che negli anni 70 c'era la cosiddetta teoria delle convergenze parallele, che era considerata come una specie di assurdità, no? Se due parallele non possono trovarsi, ma la teoria delle convergenze parallele aveva a che fare con la politica, con i compromessi della politica, no? Per dire quanto forte è la cosa, era considerato un paradosso. Ma se noi andiamo un po' più a fondo della questione, e ci mettiamo in una sfera. Ok, qui ci sarà l'equatore. Ritorniamo al nostro mondo. Nel nostro mondo noi sappiamo un triangolo, la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi o pi greco per chi preferisce, d'accordo? Ora, questo è per noi che diamo per buone alcune cose della geometria. Ora, pensiamo alla sfera, ma non alla sfera in quanto oggetto immerso nel nostro spazio, d'accordo? Ma alla sfera come universo. Supponiamo che l'universo sia la sfera. Ok? E quindi che gli esseri viventi in questo universo siano appunto questi, sono degli esseri bidimensionali che vivono nella sfera. Ok? Allora guardate, se supponiamo di partire dall'equatore, qui ci sono due persone che partono dall'equatore, metta che io e lei siamo all'equatore. Guardiamo nord, tutte e due, e partiamo paralleli. Cosa vuol dire? Vuol dire che se questo è l'equatore, questo sarà un angolo retto e questo sarà un angolo retto. Quindi siamo paralleli. E andiamo tutti e due verso nord. Ma se andiamo verso nord, cosa succede? Succede che in realtà, pur essendo quello che consideriamo paralleli, a un certo punto ci incontreremo al polo nord. E quindi questa, lei deve pensare a degli esseri bidimensionali che non hanno l'universo tridimensionale come riferimento, ma proprio esseri che vivono nella sfera, loro hanno delle parallele che si incontrano. Ok? E quindi primo per noi paradosso. Un'altra cosa che potrebbe succedere è che se uno va avanti qua, adesso cancelliamo questo, va avanti di un quarto dell'equatore, va bene? E poi parte verso nord, parte verso nord formando questo meridiano. Allora, lui come vede, come lo vede questo essere, questa cosa che ha creato? Lo vede come un triangolo, perché lui è andato dritto, secondo l'idea di andare dritto che c'è nella sfera. Quindi avrà un angolo di 90 gradi qua, un angolo di 90 gradi qua, e siccome ha girato per un quarto, qui avrà un altro angolo di 90 gradi qua. Ho trovato che questo signore percorre un triangolo che come somma degli angoli interni non ha più i soliti 180 gradi, ma ne ha esattamente 270. Allora, tutto questo per dire brevemente, perché di più credo non possiamo fare senza formule.
Levi Civita capisce molto bene che il discorso del parallelismo è molto legato a qualcosa che noi diamo per buono come naturale e che invece è una proprietà di quello spazio. Va bene, è una proprietà che ci dice che cosa sono delle parallele. Per gli esseri sferoidi, quelli che vivono nella sfera, essere parallele è anche essere cose del genere. D'accordo? E a seconda, allora, quindi questi signori che vivono nella sfera hanno una geometria diversa dalla nostra, perché per loro le parallele si incontrano. Allora, quel che capisce Levi Civita è che bisogna capire questa cosa qui, non solo per gli spazi tipo la sfera bidimensionale, ma per gli spazi tridimensionali, quattrodimensionali. Il 4 è importante perché qui veniamo ad Einstein. Einstein ha lo spazio. Einstein c'è lo spazio-tempo. Quindi il suo nuovo spazio non è il nostro, non è quello che consideriamo spazio di solito, ma è questo altro spazio. Quindi ha tre coordinate per lo spazio, le solite coordinate, e una coordinata per il tempo. Va bene? Quindi lei si immagini di essere in un universo quadridimensionale e anche in questo universo avremmo avremo da dire che cosa vuol dire essere parallelo. Allora, quello che Levi Civita capisce è che per esprimere per bene l'idea fisica di Einstein bisognerà dare allo spazio-tempo quadridimensionale un certo tipo particolare di struttura che mi dice quali sono le parallele, perché le parallele alla fine saranno i moti in un certo senso di questo spazio, e quindi a seconda delle qualità, delle prerogative di questo spazio, che Einstein ovviamente dice lo spazio è con la relatività generale, questo spazio cambia quella che viene chiamata la curvatura a seconda delle masse che ci sono dentro. D'accordo? Allora, questo spazio ha una certa curvatura, questa curvatura implica un certo comportamento delle parallele. Allora, la relazione tra queste cose è quella che, messa a posto come l'aveva in parte fatta Einstein e poi corretta per bene come fa Levi Civita, dà le basi matematiche rigorose per esprimere la teoria della relatività generale.